Gretto, buongiorno, bentornato sindaco. Buongiorno a tutti. Buongiorno, noi ovviamente invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione, ricordiamo che il numero per mandare gli sms come anche i messaggi whatsapp è il 348-3188-339 e poi siamo in diretta streaming sulle pagine Facebook e Twitter del Gazzettino Nuovo Tempo Radio e YouTube Tempo Radio Live. Allora, dunque, parliamo di Pozzolengo e parliamo, fate presto un'assemblea pubblica, mi stavo accennando, giusto? Sì, stiamo predisponendo un'assemblea pubblica per presentare un po' tutto il lavoro fatto in questi due anni, i progetti che sono in itinere, quelli che sono già stati appaltati e quelli che verranno appaltati, quindi con tutti i contributi annessi che siamo riusciti ad ottenere grazie a questi progetti. Quindi sarà una serata importante di confronto. Dopo tanto tanto tempo ritorneremo in mezzo alla nostra popolazione, sarà quindi una serata ancora una volta importante dove ci confronteremo sui temi appunto di quello che sono le opere in itinere e che verranno appaltate e anche naturalmente sentendo tutto quello che sono le preoccupazioni piuttosto che le proposte della nostra cittadinanza. Quindi abbiamo individuato, adesso poi lo confermeremo con delle locandine però e naturalmente anche sui social, l'8 giugno, teoricamente l'8 giugno che dovrebbe essere un mercoledì 8 giugno ci ritroveremo, quindi verrà dato anche il luogo, l'orario e quant'altro, però lo anticipiamo che così è di buon auspicio. Esatto, 8 giugno daremo anche delle indicazioni visto che mercoledì 25, quindi mercoledì prossimo ho un appuntamento in provincia proprio per la progettazione e la realizzazione dello svincolo della Rovizza, quindi andremo a mettere anche diciamo così il focus appunto su questa opera che per noi è importante. Eh sì. Beh, credo che tanti passando per la tangenziale guardino quello svincolo che c'era già e dicano però è assurdo. Esatto. Veramente vabbè. Così. Quindi, allora... vabbè, dopo il mese di giugno abbiamo appunto incontri, abbiamo una serie di incontri organizzati dall'assessorato alla cultura dove andremo a presentare per quattro serate, quattro venerdì di giugno, ogni serata un libro importante fatto da autori importanti, quindi c'è tutto esposto sulle varie locandine, è tutto già diciamo così promozionato. Vi invito, per tutti possono partecipare naturalmente partendo già dal 3 giugno. Allora, tra l'altro, parlando, visto che ci sarà l'assemblea per quanto riguarda i lavori pubblici, parliamo di opere pubbliche anche un attimino. Sì, beh, credo che la cosa più eclatante è che ci hanno confermato il contributo di 1.300.000 euro per quanto riguarda le case Xeca, come le chiamiamo noi, situate in piazza San Martino, dove andremo appunto a efficientamento energetico, sistemazione, riqualificazione. Credo che sia un contributo importante e un'opera pubblica importante, visto che sono 10 appartamenti. E poi vabbè, abbiamo tutto un susseguirsi di opere che sono in itinere e che verranno appaltate e poi daremo anche informazioni di tutte le richieste di finanziamento che sono state fatte e che stiamo facendo. E naturalmente che abbiamo ottenuto. Certo, perché si partecipa ormai, i comuni appunto hanno una specie di task force, no, che dedica i bandi. Sì, diciamo che i comuni come i nostri, piccoli, vengono un po' discriminati, però noi ci difendiamo, cerchiamo di difenderci e di andare avanti. Guarda che non le voglio far anticipare. Aggiorneremo anche il discorso parco, non parco, con tutti i servizi, con tutto quello che verrà realizzato all'interno del parco. Non le voglio far anticipare il tocca a noi, però poi magari ne parliamo. Il piccolo in Italia è spesso discriminato. No, il piccolo è visto come il veleno, è visto. Allora, sì, anche recentemente proprio. Allora, dunque, per quanto riguarda poi anche eventi, anche me lo fate. Beh, naturalmente il Ferragosto Pozzolenghese quest'anno è caratterizzato. Abbiamo cercato di concentrare le forze anche perché il bilancio è quello che è. Abbiamo preferito, come anche nell'ultimo consiglio comunale, abbiamo approvato il piano economico finanziario e le tariffe della Tari. Le abbiamo approvate in maniera integrale, ma ho preso un impegno all'interno del consiglio comunale con la giunta di divisionare queste tariffe, di cercare prima che escano, che di solito escono a ottobre, di andarle ad abbattere con fondi nostri. Quindi stiamo cercando di razionalizzare tutte quelle che sono le spese proprio per andare incontro a quelle che sono le esigenze del cittadino, perché sappiamo che gli aumenti oggi sono importanti, visto l'energia, luce, acqua, gas, è veramente importante. Vogliamo
cercare di attenuare anche questo discorso sui rifiuti, anche se noi diciamo abbiamo dei piani economici finanziari molto molto mirati, e rispetto al bacino di utenza di tutta il lago di Garda credo che siamo uno dei comuni diciamo di più virtuosi sotto questo punto di vista. Mm-hmm. Però ci prendiamo questo impegno, quindi abbiamo valutato di concentrare le nostre forze, vabbè, su questo giugno, dove andremo appunto questo discorso culturale, per poi alcuni eventi di corollario, ma però il clou veramente sarà il degustibo fatto a agosto, il 6 agosto mi sembra di ricordare, e naturalmente il Palio della Pasta Asciutta, il Palio delle Contrade il 10 agosto. Questi saranno i nostri clou. Poi naturalmente tutti coloro, le associazioni che vorranno proporre qualcosa all'interno di questo diciamo così, di questa scatola, all'interno di questo periodo temporale, ben venga, perché so che viene fatto puntualmente con l'assessore alla cultura e alla promozione turistica, quindi al turismo, vengono fatti i tavoli delle associazioni dove tutti si possono esprimere e portare le loro proposte. Noi siamo aperti a ogni tipo di proposta, certo che ripeto, le forze soprattutto economiche verranno concentrate in questi settori. Benissimo, allora le leggo i messaggi, se ad aggiungere però le aggiunga, Sindaco, dovete assumere un paio di agenti in più. Qua, magari, averne la forza e superando i vincoli, naturalmente. Mi hanno detto che ricalcolate addizionale IRPEF e che io, che ho uno stipendio di 750 euro al mese, presumo pago di meno. Come faccio? Devo segnalarvelo? No. Chiede un ascoltatore. Cioè, l'addizionale IRPEF è pubblicata, è stata approvata, e per i redditi fino ai 12.000 euro non c'è nessun tipo di addizionale. Poi il GRES lo fate, Sindaco? Chiede un ascoltatore. Viene realizzato in collaborazione con la polisportiva, quindi, e anche non so se la parrocchia, oratorio saranno all'interno di questa organizzazione. Se ne sta occupando l'assessore alle politiche giovanili. Poi chiedono se arriva il wifi e chiedono se è 5G. Allora, il wifi, proprio in questi giorni abbiamo fatto un comunicato all'interno dei social, dove è libero sulla stragrande maggioranza del territorio di Pozzolengo, quindi wifi libero. Poi ancora, Sindaco, come funzionano i gruppi di cammino che ho vinto Sindaco, come funzionano i gruppi di cammino che ho convinto il papà a partecipare? Sinceramente so che abbiamo dato, diciamo così, il nostro benestare, la nostra patrocinio, però come funzionano di preciso non ne ho una grande idea. Può chiamare tranquillamente in comune che gli verrà dato tutte le informazioni necessarie. Però è un'iniziativa molto bella, mi piacerebbe. Allora, è partita dalla regione, è stata promossa dalla regione, quindi abbiamo aderito. Allora, poi aiuti alle microimprese, Sindaco. Questo ogni tanto torna, anche questo, non solo a lei, è un po' a tutti. Sì, sì, gli aiuti alle microimprese, noi purtroppo non abbiamo fondi importanti da poter investire all'interno di questo settore. Quello che a noi preme è essere al fianco degli imprenditori, la piccola e media impresa, l'artigianato, il commercio di vicinato, l'agricoltore, nel cercarlo di supportarlo in quel che è il discorso delle pratiche e tutto quello che ne concerne. Ah sì, lo dico anche a lei, sì, perché era arrivato anche la vice sindaco. Oltre al Palio della Pasta Asciutta facciamo anche la gara del risotto, che è sempre tradizione lombardo-veneta, non di confine. Risotto ce ne sono già parecchi che fanno i risotti, vai da Casteldario a Isola della Scala, c'è un di che spaziare. Allora, io direi di fermarci un attimino, leggo solo l'inizio del prossimo messaggio, ma non il messaggio, perché per tocca a noi. Bellini è tornato, vede, appunto, gli avevamo detto quando è entrato, appunto. Allora, a volte ritornano. Ci fermiamo un attimino con Paolo Bellini, sindaco di Pozzolengo. Ci ritroviamo nella rubrica Tocca a noi. Arriviamo. Richiedi le tue canzoni preferite a tempo radio. Telefona